dopo 2 giorni anche di acqua e vento, tuoni, lampi, lasciamo Alghero. Dove si va ora? Boh, vediamo, strada facendo, quello che ci ispira, ci si ferma. Vento. Ora sembra Piove. che abbia smesso di piovere, però Bene. in realtà è sempre un po' brutto, eh. Siamo giunti a Castelsardo. Senza perderci, ragazzi, ormai siamo diventati proprio. E ormai siamo diventati bravi col navigatore. Allora, Castelsardo perché è un borgo bellino. Abbiamo guardato un po', c'è un po' di cosine da vedere. E poi c'è una cosa un po' particolare che noi ci prende di cuore, che dopo vi portiamo. È una cosa un po' nostra, ma ve la facciamo vedere anche a voi. Quando si trovano queste cose non possiamo fare a meno che andarle a visitare. Ora dopo vi vediamo, vi diciamo cos'è. Siamo Aspetta. arrivati da Siamo soli. arrivati. Ora ve lo facciamo vedere. A Castelsardo c'è una pietra modellata dal vento, da tutti gli agenti atmosferici e Una forma particolare. una forma particolare che per noi è un po' un simbolo, una cosa importante, quindi andiamo a vedere. Allora ve la facciamo vedere. Andiamo a cercare la finestra. Sì, c'è una pietra scolpita dentro, se deve essere dentro questo qui qua da sopra. Vi dovreste vedere i laghi laggiù. Ma lì dentro è difficile da entrarci, eh. Allora, questi sono tutti realizzati da me, classici patatesi, perché sono famosi? Perché non si adopera soltanto il corno di muflone, anche di montone, ma viene adoperato l'acciaio ricavato dalle balestre. La particolarità tra l'acciaio di balestre, che è un acciaio armonico, questo filo, forgiato al carbonativo fuoriesce un acciaio al carbonio. Dunque, la particolarità tra questo e il coltello industriale, che il coltello industriale va fatto in acciaio inox, che non ha niente che a vedere col coltello in acciaio al carbonio. Sai perché? Perché l'acciaio inox, che è il coltello industriale, fatto in serie tutti uguali, ma la particolarità vuole che siano tutti raffreddati, essendo fatti in serie, ad acqua. Lì perde la tempra, noi non gliela facciamo toccare l'acqua, gli facciamo toccare l'olio a temperatura ambiente, è un raffreddamento molto più lento e dunque acquisisce tempra. Dunque questo lo riafili, quello già stemprato, una volta che perde il filo non lo riafili più. Difficilmente si Ma hai rimane. filmato quello che ti ho detto? Certo, Ma sì, eh! Rompimento di bale No, d'acciaio. pensavamo a quello lì piccinino, Quindi piccino, alla che ci fine hai fatto queste qui quando vedere. si puliscono non andrebbero lavate con l'acqua, No, non vanno dovrebbe mai con la lavato. carta e un po' d'olio allora, Sì, e immaginiamo. l'olio sarebbe ideale adoperare un goccetto di olio e vaselina. Fai così, Sì? un goccetto, no? Perché il CRC, no? Puzza. Sì. Allora, sarebbe ideale. Si sporcherà, si bagnerà. Tu gli passi la carta, Scottex o Sì. anche un pano, lo asciughi. Dopodiché, appena un goccetto di olio e vaselina, che è più puro, così non è grassa, non ti lascia le Sì. impronte, ok? Gli fai la maghiera e anche il manico. Ok. Semplice, per i grandi e per i Perché lo piccoli, sapevo che i ok? coltelli a regola l'acqua non Coltelli andrebbero lavati. artigianali, Quelli perché artigianali. coltelli industriali Eh puoi no, mettere quelli anche sì, anche le lavastoviglie, lavastoviglie. Sì, sì. vero, vero, Poi vero. mai mettere la lavastoviglie oppure fargli toccare l'acqua a temperatura molto, se no ritorna allo stato Sì, no, no, naturale. no. Eccoci. Era l'elefante quello che vi si voleva far vedere. Bello, eh? O meglio, per noi ha un significato troppo enorme, quindi era doveroso venire a vederlo, visto È che qui a proprio Castelsardo davanti c'è. lì la macchina ha ripreso a funzionare col telecomando. Oh, ha rifunzionato il telecomando. Ma Ma?
non e bisogna comunque chiedersele certe cose, no, l'importante no, no, è che arrivata. La macchina va, il telecomando funziona, ha ripreso tutto ad essere preciso. Però vi volevo far vedere una bella cosa. Mi sono messa proprio nel mood come sono qui ora tutti questi turisti. Calzino, ciabatta, ciabatta e via. E vado così oggi. Guarda qui. Comunque è bella forte, eh? Molto bellina questa Castelsardo. Pieno di rondini. Ma che meraviglia. Sopra delle spine che gli abbiamo tolto, però ormai è rimasta un po' gonfia, ora gli facciamo degli impacchi. Teddy, gente, con un po' di impegno stiamo riuscendo a perderci anche nel centro storico, eh? Oh, ci piace andare a esplorare le nuove vie alternative. È bellino tanto, eh? Molto bellino. Momento cultura, questa è la bellissima cattedrale di Sant'Antonio Abate a Castelsardo. Abbiamo portato Teddy a fare la terapia al mare, sì, per vedere acqua se gli si sgonfia. Acqua fredda, salata, e lui ci sta, però e tiene tutto in acqua tranne che della zampa. Sì, ma poi gioca, quindi vedrai che... Sì. Vai. Quindi da Castelsardo vi abbiamo portato a Isola Rossa e questa è la spiaggia della Marinetta, dove abbiamo portato Teddy a fare un po' di terapia per la zampa, ma direi che merita, eh? Una bella terapia. Teddy, vieni! Metti la zampina dentro! Vai! Questa acqua è uno spettacolo. Finiamo la terapia con il pediluvio.
No, no, te l'ha detto, te l'ha detto. Bravo. Bravissimo. Poi io in spiaggia giocava come se stesse bene. Un po' zoppica, però dai. Parrebbe essere niente di grave. Sappiamo dove siamo, no, però potevamo noi non tornare in queste zone a fare un saluto a quei gran geni dei nostri amici dei Maestrali Explorer 4x4? Eccoci! Guarda là che posto. Adesso vi facciamo vedere un posto spettacolo. È fighissimo. Chi è? Ed eccoci qua, avevo detto che vi portavo da questi ragazzacci. Grandi! Merenda, cena, pane, salsiccia. Apericena. Ciao. Ciao. Ed eccoci qua. Ci ha fatto tanto, tanto, tanto piacere. Ma anche tanto. A noi, anche a noi. Quindi dopo aver fatto merenda, via. Eccoci qua in macchina, abbiamo salutato i nostri amici e ora andiamo in tempo Pausania. Facciamo area sosta. Area sosta, facciamo sosta lì. E anche perché sono già le 7, io non me ne ero manco accorto, pensavo di continuare stasera, invece è il caso di. E poi niente, domani mattina partiamo, chissà. Comunque oggi è stata una giornata molto strana, molto articolata, molto... Molto articolata la volevo dire anch'io, perché è stata articolata. Alla fine abbiamo fatto un po' di giri, un po' di strada, diciamo, no? Sì. Alla fine abbiamo fatto da Alghero, siamo andati a Castelsardo, da Castelsardo a Isola Rossa. Isola Rossa siamo venuti a Tempio e ora ci fermiamo passando per la pietra dell'elefante, che secondo me ci ha ridato un po' di energia, un po' di vita e niente, ora andiamo e allora andiamo, poi magari dopo vi facciamo vedere un po' come ci siamo riusciti a sistemare, sperando sempre ci sia posto, perché noi diciamo andiamo, no? Sì, che c'è un po' di posto, sì, la stagione sì. Non sta mai finendo quest'anno, lo dicono tutti. Ma c'è stato un sacco di gente in giro a questo periodo. Comunque noi dobbiamo anche un po' lavorare ora, quindi ci mettiamo lì nella nostra macchinina, facciamo il piano del lavoro e... Ah, per chi se lo stesse chiedendo, la zampa di Teddy dopo il trattamento e le spiagge sembra leggerissimamente migliorata. Sì, l'abbiamo messa un po' nell'acqua di mare, come avete visto. Poi gli abbiamo fatto un po' di impacco di ghiaccio. Ora quando arriviamo a Tempio, che ci fermiamo, vediamo un po', gli facciamo un altro po' di ghiaccio e vediamo un po', se no bisogna andare da un veterinario. Adesso vediamo come vediamo un po', dai. Lui comunque è tranquillo, ha mangiato, salta, c'ha questa zampa un po' gonfia che secondo come la preme per terra, secondo come l'appoggia, gli fa un po' di dolore. A dopo, ciao. Eccoci da dove tutto è iniziato e voi ora vi aspettereste che uno dicesse da dove tutto è iniziato finisce il nostro giro, invece no. È solo una tappa intermediaria, giusto per venire a salutare un po' i nostri amici. Abbiamo deviato a Tempio per salutare i ragazzi. L'altra volta eravamo lì e adesso siamo messi qua. Comunque. Vabbè, si passa giusto la notte.
perché il tempo non è dei migliori, però il tempo non è dei migliori, ma noi tanto siamo dentro. Teddy comunque ha rifatto il ghiaccio anche ora in questo momento, lo facciamo riposare e poi domani ci si rimette domani in moto. Si parte, ma non per Olbia, eh? No, dove andremo no. Poi ve lo diremo. Comunque, con questo noi vi diamo la buonanotte e ci si vede domani. Sì, io ora faccio una cosa, mi sciacquo un po' e poi mi metto già il pigiama e vado dentro. Lavoriamo da dentro, anche e via. Perché fa fresco, inizia a far fresco, inizia a essere freschino. E poi queste nuvole qua non promettono niente di buono. Via, a domani. Ciao a tutti. Ciao. Teddy, fatti vedere anche te. Oh, topino lui.